lo scorno del lavoro è sempre che sei a un passo dal perderlo. Cioè, questo è un momento intermedio, no? Nel senso che tu lo senti. Senti questa cosa come se le cose si formassero un po' autonomamente, quasi da sole. Per assurdo il livello di realismo sale invece di diminuire, perché magari uno pensa che più ci sta su, più diventa vicino al reale, in realtà si allontana. Cioè, il rovescio della medaglia è che deve essere buona la prima, o comunque il ripensamento lo devi fare nel momento in cui è ancora fresco. E quindi posso cancellare e rifare. Non c'è quasi niente, cioè, senti, la pennellata è molto veloce. Però appena ti allontani l'immagine si forma sempre di più, si forma sempre di più, e quello che prima era una macchia diventa una roccia, diventa un albero. E questa è una tecnica rubata alla pittura scenografica. Siamo a Xilian Shanlu e questa è la fabbrica della Hero Pen, una fabbrica abbastanza famosa a Shanghai di penne. Da un annetto hanno cominciato ad affittare alcuni building di quest'area. A passaparola un gruppo di artisti ha cominciato a spostarsi qua e a prendere gli studi, perché sono molto grandi e molto economici. Qua a Shanghai un po' ti devi un po' abituare al casino. Cioè, è una città che ha uno scambio energetico abbastanza elevato e quindi il passaggio di energia comunque logora. Se è molto intenso, alla lunga logora. In più è comunque l'impatto, cioè lo shock culturale è forte, perché c'è questa idea da un lato della laboriosità, per cui appunto continui lavori in corso, demolire, ricostruire, demolire, ricostruire, demolire, ricostruire, e parallelamente questo continuare invece una dimensione familiar popolare a tutti i livelli. Un formicaio elettrificato. Presente i termitai, questi che si vedono in Africa, queste costruzioni praticamente molto verticali così, piene di condizionatori e di segni luminosi. Sono qui da pochissimo, quindi ancora veramente sto cercando di ambientarmi, capire, a volte sto anche cercando di capire quanto ne valga la pena, perché l'impegno per stare qui è grosso, a livello economico ed emotivo. Io in passato ho fatto diversi quadri metropolitani, diciamo, negli anni 90 specialmente. Ho fatto, diciamo, pittura cyberpunk, per intenderci. Cioè, lavoravo molto sull'idea della metropoli, contaminazioni, fantascienza, eccetera, eccetera. Poi la mia ricerca adesso lavora sul rapporto con la pittura tradizionale, con le pitture tradizionali e coi generi, no? Infatti qua in Cina ho trovato molto terreno, perché loro hanno una grande tradizione di pittura, specialmente di paesaggio, e hanno proprio degli standard. La cascata, cioè le monte, ci sono proprio la nebbia, ci sono proprio degli standard precisi che loro ripropongono come se fosse un mantra, come se fosse una preghiera. Un po' questa cosa a me interessa molto.
esistenza è diventata. Cioè il fare pittura, pittura di paesaggio, pittura naturalista, benché poesia contaminata, poi ci siano dentro, cioè perché c'è molta psichedelia dentro questa pittura, chiaramente. La cosa è di lavorare proprio su questi generi così appunto assolutamente fuori contesto. La domanda che fai, dici, cazzo, ma sei in una... cioè viviamo comunque in un'altra epoca, siamo in una metropoli, eccetera, eccetera. Cazzo, ti metti a fare montagne, cascatelle, alberi... A me piace molto prendere istanze popolari, riconvertirle e farle entrare dentro il lavoro. Perché io faccio una pittura che è assolutamente fine a se stessa, nel senso che lo scopo è la pittura. Per me lo scopo è essere totalmente dentro la pittura e tirarne fuori proprio come se fosse, come se stessi facendo un'esperienza yoga, nel senso che devo tirarne fuori tutta la sua essenza e dedicarmici completamente. A livello pratico è un problema primario perché io non sono ricco di famiglia, non è campo del mio lavoro, per cui se non vendo non mangio, non ci sono cazzi. All'inizio la grande ansia, chiamala così, era quello del terrore di non risultare contemporaneo. E allora appunto ti raccontavo il cyberpunk, la fantascienza. Piano piano non ho avuto più l'ansia di doverlo dimostrare di essere contemporaneo, ma semplicemente di esistere per come sono. Potrebbe essere una, come dire, una frase come scontata, banale, un luogo comune, però veramente la vita dura un cazzo. E se non riesci a fare quello che ti piace, quello che non riesci ad esistere come sei, cioè veramente la stai svuotando. C'è anche un'altra parte di Cina, che è il concetto di fake, è una cosa molto interessante. E poi affonda le sue radici in un background geografico-culturale importante, secondo me. Cioè loro, essendo una moltitudine, non hanno, per la loro storia, hanno un po' perso, lo stanno recuperando adesso, il concetto di individuo. Loro non sono individui, loro sono massa. Non avendo questo problema della proprietà, come non l'avevano per le cose terrene, non l'avevano neanche per le cose intellettuali. Cioè se loro in un museo hanno bisogno di un pezzo che non hanno, lo rifanno perfetto, uguale, ben fatto, benissimo, e per loro quell'oggetto, cioè, prende l'anima e la potenza della cosa. Questa è la base. Poi questa cosa, chiaramente, Armani fa delle cose bellissime, io le rifaccio. Io ho dovuto sbagliare due quadri. Ho dovuto sbagliarli, rifarli, perché lo dovevo buttare fuori. Poi chiaramente un studio nuovo, non so, ci sono tutta una serie di sollecitazioni esterne che incidono, no? Il percorso, tra virgolette, della creazione di un quadro o di una serie di quadri ha dei momenti. Il momento iniziale è sempre un momento, maggior parte delle volte, come dire, di svuotamento, nel senso che per ovvie ragioni, se c'è una pressione o comunque stai cominciando un lavoro con anche una consegna, con delle aspettative, insomma con tutta una serie di cose, la tua energia interna è molto carica
E molto spesso questa cosa, invece di essere positiva, ti rema contro perché perdi di equilibrio e di concentrazione probabilmente. Ed è quello che è successo con questo lavoro. Ho cominciato a mettere troppe cose, troppe informazioni, troppi dettagli, troppo. Quindi a un certo punto ho capito che invece di potenziare, più andavo avanti, più il lavoro si indeboliva. Aveva bisogno di pause, aveva bisogno di vuoti, aveva bisogno di tante cose. E ho dovuto sottrarre, l'ho dovuto rimettere in discussione completamente. Ho passato 4-5 giorni veramente tosti perché non vedevo la luce, quindi anche un po' frustrante chiaramente, perché comunque insomma, lavori e poi ti rendi conto di non aver acchiappato nulla e devi ricominciare da capo. Non so neanche se va bene, eh. Sicuramente è molto diverso da quello che hai visto tu. Mi sono reso conto che la cosa più importante di questo lavoro era questa roccia qua, che l'ho lasciata così com'era, proprio con l'acqua che trapana, eccetera, eccetera. Tutto il resto non serviva un cazzo. E soprattutto non c'era bisogno di raccontare tutta l'erba, non c'era bisogno di raccontare tutti i buchi della roccia. C'erano 10 quadri e invece ne dovevo fare uno. Tu guardi il quadro e lo vedi che non è felice, che è un quadro conflittuale. E l'unico modo per reagire a tutto questo era avere il coraggio di rimettere in discussione tutto. E il modo con cui ho messo in discussione tutto è stato quello di prendere un pennello largo e cominciare a levare. Fino adesso qua è stato un posto dove sono venuto a lavorare, ho lavorato veramente tanto. Conseguentemente, proprio per la peculiarità del mio lavoro, è un lavoro di solitudine, per cui te la cerchi. Vivi in questa condizione un po' così. C'è anche il mio limite in questo. Thank you.